civiche. A giugno in 6.000 comuni si vota. Ragazzi come voi devono entrare nei comuni. Basta che entri uno di voi con una web e metta tutto in rete quello che vede nei comuni, come c'erano i territori, come fanno le urbanizzazioni, e gli roviniamo il giochino. La trasparenza e la rete è il futuro per questa democrazia dal basso. Quindi l'ottimismo che ho io è questo, che ho detto anche a loro: discariche, inceneritori, infrastrutture sulla salute della gente non le faranno mai, non hanno più una lira. L'economia ci darà ragione, avremo una botta tremenda sull'economia, e l'unica nota positiva è che queste cose qui non avranno più i soldi per poterle fare. Seconda cosa, la raccolta differenziata porta a porta, spinta, funziona nei paesi, funziona a Salerno. Allora la deve fare, la bisogna che noi abbiamo 4 contenitori con un chip, come lo so, perché chi fa la raccolta differenziata, e lo so che non ve la fanno fare, perché chi la fa sono gli stessi che poi fanno le discariche, gli inceneritori. Allora bisogna dividere il settore, noi dobbiamo avere 3 o 4 contenitori con un chip, noi dobbiamo pagare le tasse sull'immondizia in base alla quantità di immondizia che facciamo, ne facciamo di più paghiamo di più, ne facciamo meno ne paghiamo meno, dobbiamo essere incentivati in queste cose. Allora questa immondizia convergerà verso un'isola ecologica e le robe che buttiamo via diventano materia prima secondaria per le imprese. Con le imprese di giovani di 30-40 anni stanno facendo dei miracoli sulle cose che buttiamo via. Non si può portare l'immondizia di Napoli in Germania. In Germania aprono i nostri sacchetti, prendono la plastica, la carta, l'alluminio e ce la rivendono come materia prima secondaria. Siamo rincoglioniti del tutto. Allora io vado per discariche e se sopravviverò torneremo insieme e faremo qualche casino più grosso di